voglio comprare degli swap sulle obbligazioni ipotecarie, dei credit default swap che daranno un payoff se le obbligazioni falliranno. Vuole scommettere contro il mercato immobiliare? Sì. Perché? Il rischio di fallimento esisterebbe solo se milioni di americani non pagassero il mutuo. Non è mai accaduto nella storia. Mi scusi, dottor Berry, ma sembra un investimento insensato. Se ci basiamo sull'opinione generale sul mercato, sulle banche e sulla cultura di massa, sì, è un investimento insensato, ma in realtà si sbagliano tutti. Cosa? Questo è buono. Questa è Wall Street, dottor Burry. Se ci offre denaro gratis, noi lo prendiamo. La mia unica preoccupazione è che quando le obbligazioni falliranno, io voglio essere sicuro del pagamento in caso di problemi di solvibilità della vostra banca. Mi scusi, sta dicendo sul serio? Scommette contro il mercato immobiliare e si preoccupa che noi non la paghiamo? Sì, sì, esatto. Senti, facciamo una cosa. Io credo che potrebbe funzionare. Cessimo rateizzando il pagamento del premio. Così ci mettiamo al sicuro. Tu che ne dici? A meno che il mercato non crolli. Il mercato immobiliare non crollerà mai perché è troppo solido in questo momento. Insomma, chi è che non pagherà il mutuo? Possiamo fare l'accordo con il sistema dei premi. Dottor Burry, potremmo pensare a dei premi che ebbero un rendimento in caso di fallimento delle obbligazioni, ma questo varrebbe anche per i suoi pagamenti se le obbligazioni salissero. Dovrebbe pagarci dei premi mensili. Lo trova accettabile, dottor Burry? Sì, sì, certo, sì. Ecco, ho portato con me dei prospetti di 6 obbligazioni ipotecarie che voglio vendere allo scoperto. Dottor Berry, direi che va bene. Siamo pronti a venderle 5 milioni in CDS su queste obbligazioni ipotecarie. Si può arrivare a 100 milioni? Certo che possiamo arrivare a 100 milioni.